L'uragano CLN Cus Molise si abbatte sul Città di Chieti e regala al quintetto di Marco Sanginario la finale dei playoff nel girone D della Serie B di Futsal. Per l'ultimo atto promozione, l'avversaria sarà l'Età Beta Football Fano. Sfida, quella con i marchigiani, che vedrà la prima in esterna sabato e poi il 1° giugno il ritorno a Campobasso. I biancorossi centrano il pass tra le mura amiche del Pala Unimol, forti del sostegno dei propri supporter. Chiamato a rimontare al 3-2 dell'andata, il team del capoluogo di regione sblocca la contesa con Chieti ben presto e Cosman Everton a portare in vantaggio i suoi sugli sviluppi di un corner. Il raddoppio e la qualificazione arrivano poco dopo con un tocco sublime di Barrichello. Ma il Chieti non ci sta e riapre i giochi con Delisa. Il CLN Cus Molise è più mordente e prima della fine del tempo sistema il discorso qualificazione realizzando altre due reti. La prima con Verlengia e la successiva, che chiude la frazione sul 4-1, con Ferrante. Il Chieti, costretto a quel punto a realizzare almeno 4 gol, opta nella ripresa per la tattica del portiere di movimento, ma finisce per soccombere. Cioccia realizza il 5-1, poi è Barrichello a fare doppietta. Quindi ad imitarlo c'è Cioccia e, in quello che è un prolungato garbage time, c'è spazio anche per la rete di Campanella e per la doppietta di Verlengia che chiude i conti.